Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Incromatura in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Quanti episodi mancano alla fine, Andrea Link? Non lo so. Potrei anche decidere che questo sia l'ultimo, il penultimo episodio, oppure l'ultimo prima del finale. Non lo so, sinceramente, non so come comportarmi in questo caso. Almeno un altro lo faccio. Sì, prego, avanti, grazie. Però quest'oggi non sono qui per affrontare voi, signori della guerra, della distruzione, ma sono qui per affrontare degli altri signori della distruzione. Ravioli di carne! Sì, lo so che si vede il puntatore del mouse sullo schermo. Il problema è che ho dovuto cambiare le impostazioni perché non so cosa è successo durante la live, ma lo schermo si è frizzato e quindi ho dovuto riprendere ad area e praticamente ci è finito anche il mouse in mezzo, quindi niente, ce lo teniamo così. Ma solo per poco, In realtà non sono ravioli di carne, meglio sì, sono ravioli di carne, ma il gioco li ha tradotti come panini di carne, eccoli qua. Trio panini carne, in realtà sono ravioli. In una soffitta vicino alla vecchia villa un comandante sogna questa delizia. Quindi sicuramente si potrà prenderne solo uno al giorno. E sono tre. Comunque sia, QR code ve lo sbatto qua. Prendete il vostro 3DS, mettete in pausa il video, scansionatelo, fate quello che dovete fare. E poi potete tornare qui, ve lo lascio per altri 5 secondi. Bon, andiamo. Vediamo un po' chi troviamo qua sopra. È proprio la soffitta, sì. Qui una volta c'era il nostro amichetto volante, ma stavo per dire una volatile, non ha senso, volante. E abbiamo Whisper comandante, Overnian comandante e Nerorco comandante, forte. Che succede Whisper? Che ci fai con quei vestiti bizzarri? Vestiti bizzarri, che insolenza! Questo è l'abbigliamento di un comandante! Whis Kongming. Ah. Siamo pervasi dagli spiriti dei grandi comandanti, Over Xiao Xiao. Dovrebbe leggersi Xiao, Cia, penso che sia così. Io sono il giovane eroe Overnian Xiao Xiao. Whisper Kongming. Nerorco Lubu. Non ho idea di chi sia Lubu. Combatteremo al tuo fianco se ci procuri il trio di panini alla carne. Wow, sul serio? Certo, c'è un'altra condizione. Ovviamente, anche se si tratta di te, Andrea, è necessario che i grandi comandanti che vivono in noi ti riconoscano. Vorrei servirti seduta a stante, ma devi cercare di capire. Ora combatti contro di noi. Intendete sfidarmi tutti e tre insieme? Certo. Questo è lo spirito giusto. Ti dirò, non ci risparmieremo con te. Cominciamo! Bene, a questo punto... posso prenderne solo uno. E so già chi prendere. Nerorco Lubu. Non perché gli altri non mi piacciono. Anzi, gli altri mi piacciono e come. Però Nerorco... è Nerorco. Voglio dire, l'altra volta con gli altri tre generali sono andato a caso. Quello che veniva, veniva. Però questa volta voglio prendere Nerorco. Sono convinto di voler prendere Nerorco. E oltre a questi tre comandanti andremo anche a prendere Mugrinian. O Mugrinian o Mogurinian, o come lo chiamate voi. È comunque sia di Final Fantasy, tanto per capirci. È un yokai particolare. Non mi dispiace. Ruba i segreti dell'anima, porca miseria. Nerorco ha i segreti dell'anima, o forse c'erano tutti quanti i comandanti. Questa è una cosa che dovrei approfondire effettivamente. Bon, Whisper se n'è andato con o gelato da Whisper, quindi probabilmente era Nerorco che aveva i segreti dell'anima, perché è più forte. Ah, però potevo fare polifurto con un attacco di Deadpool, e invece ha attaccato il mio yokai Emma risvegliato. Ah, colpi nascosti ho preso anche. Ciao, bello. Nerorco Lubu ti viene incontro. Unisci a Nerorco Lubu per conquistare il campo di battaglia. Tu non hai capito niente, sei tu che vieni con me, è chiaro? Nerorco Lubu. No, dico, mettiamo dei paletti. Vediamo un po' i tuoi soprannomi. Lubu, Nero Lubu, Skurork, Lurko. Lurko, che brutto Lurko. Tipo Tullurk, no? Termine inglese, comunque così.
tanto per capirci. Bene, sei forte. Hai sconfitto il grande lupo. Beh, ti lascerò vincere per stavolta. Devo tornare domani? Ah, torna più tardi, ma perché più tardi? Vabbè, mi toccherà aspettare un po' se voglio reclutarli. Comunque sì, il fatto che io finisca la serie non vuol dire che io non giochi più a Yo-Kai Watch 3. Lo accenderò magari per farmi una partitella. Ed ora andiamo a prendere Mugrignan. Per Mugrignan però c'è un metodo particolare. Ve lo faccio comunque sia vedere. Ok, il mouse era rimasto un pochino... è rimasto per un po' di tempo nell'immagine, ma non fa nulla. Dunque, andiamo a vedere un po' una cosa. Purtroppo sì, ho dovuto mettere registrazione a schermo e non a finestra perché nella live non so che cosa è successo. OBS dava fastidio registrare la finestra invece che lo schermo, vabbè, quindi... Allora, praticamente che bisogna fare? Dovete avere un fungo bizzarro innanzitutto. La signora dei funghi bizzarri, Madame Champignon, la prima volta che vi incontra ve ne dà 5. Nel caso non li abbiate mai usati, ma mai 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 ne avete 5. Nel caso abbiate già fatto la festa dei funghi e tutto quanto il resto, forse non ne avete più. Nel caso non ne abbiate più, Madame Champignon, io perlomeno ho visto che compare in 3 punti precisi e ogni volta che ci parlate vi darà un fungo. Io l'ho trovata davanti al municipio di Arachidia, l'ho trovata nel ranch alle sud e l'ho trovata ad Anacardia orientale davanti alla chiesa. Quindi, in questi 3 punti, uno di questi 3 punti compare sicuro. Ovviamente il punto in cui capita è random. Ci sono anche altri punti, se l'avete trovata in altri punti, buon per voi. Però, comunque sia, davanti al municipio è il modo più veloce per trovarla, perché puoi uscire ed entrare dall'area di Le Sud, arriva a nord di continuo. Praticamente il punto di incrocio sta lì, entrate e uscite fino a che non trovate Madame Champignon davanti all'entrata dei giardini del municipio. Quindi, almeno un fungo bizzarro dovete averlo. Parlate con lui! O comunque sia con Manny Panichiao che si sta allenando di là, ci parlate e lui vi chiederà: ah, voglio qualcosa che aumenti la mia resistenza, fungo bizzarro. Gli diamo un fungo bizzarro e cade giù uno yokai. No, in realtà non cade giù uno yokai, cade giù una noce kupo. Se già avete la noce kupo è normale che vi capiti uno yokai, e questo è chiaro, no? Quindi la prima volta vi casca una noce kupo. Perché la noce kupo appare una sola volta? Perché è un oggetto chiave. Ovviamente questo procedimento è da fare, per quanto mi riguarda, una volta finito il gioco. Se voi l'avete attivato anche prima, buon per voi. Comunque sia, una volta presa la noce kupo, a questo punto, la prima volta che voi attraversate il ponte, la primissima dopo, perlomeno, io dopo aver finito il gioco. Comunque sia, vi accedete con la noce kupo e vi aprirà la scena di Mugrignan, che è questa che andremo a vedere ora. In base a quello che gli do, dovrebbe far cascare qualcos'altro dall'albero. Sento il mio corpo bruciare di energia. Cos'è cascato? La noce kupo. Questa servirà anche qui per la missione. C'è una missione qui. Sono buffe, io dico di prenderle, ottimo. La noce kupo serve ad attivare la missione di Mugrignan. O Mugrignan, non so come si chiama in questo gioco. Penso si chiami Mugrignan normalmente. Attraversare. Ecco, io per questo non volevo attraversare. Ecco, Mugrignan. Avete sentito? Sì, ho sentito e come. Ma da dove proveniva? Che cos'è, uno yokai? Chiamami Mugrignan. Anche lui da Final Fantasy. Mugrignan? Ehi, è un gatto yokai come il Megna? Kupo? Che stai facendo? Hai un buon odore, per caso è una noce kupo? Una noce kupo? A pensarci, sì. La vuoi? Bene.
Che delizia, Koopa. Io amo le noci, Koopa, Koopa. Grazie mille, Koopa. Di nulla. Come ti chiami? Io sono Andrea, questo è Jibanyan e... Io sono l'impeccabile valletto yokai Whisper. Whisper dici? Ok. E cosa? Allora, Andrea, ho un incarico per te. Di che si tratta? Voglio che mi aiuti a trovare i miei amici. Ho davvero bisogno del tuo aiuto, per favore. Insomma, lui ci chiederà di trovare i suoi 5 amici. Io mi ero salvato veramente la mappa per sapere dove erano i suoi amici, però mi sa che l'ho persa, quindi ci vorrà un po' trovarli. Ti sei separato dai tuoi amici? Ti sei perso, Nia? Stavamo giocando a nascondino nella foresta, Koopa. Ma per quanto provi a cercarli, non riesco più a trovare nessuno, Koopa. Non mi importa se perdo, Koopa. Voglio solo ritrovare i miei amici, Koopa. Una partita a nascondino è andata male, capisco. Conto su di te, Koopa! Ok. Bosco teco. Va bene, andrò a cercarli per te. Grazie, Koopa. Sei gentilissimo, Koopa. Ho 5 amici in totale, Koopa. Buona fortuna, Koopa. Questa foresta è molto estesa. Non è che ci perdiamo anche noi? I pamponi che hanno in testa si notano facilmente. Dovremmo farcela. Vediamo un po' se mi ritrovo la scheda. Non serve attivare la navigazione perché tanto dovrebbero essere qua intorno. Bene, l'ho trovata. Allora, però, ora devo capire bene dove si trovano. Fammi vedere un po' un punto. Allora, un punto è qua vicino, che dovrebbe essere qua dietro. Eccolo qua. Facciamo prima così, ragazzi. Purtroppo questa deve essere tipo una guida, no? Voi l'avrete già fatta, l'avete trovata. Però, insomma, io la devo ancora fare, quindi ve la faccio vedere anche in video, no? Ti ho trovato, Mogurinian. Koopa, mi hai trovato, Koopa. Avrei scommesso i miei pompon che nessuno mi avrebbe trovato qui, Koopa. Beh, me la cavo bene. Il tuo amico ha detto che si arrende, quindi puoi tornare da lui. Va bene, Koopa, torno al luogo di ritrovo, Koopa. Koopa, Koopa, Koopa. Ciao. E intanto io prenderei anche l'oggetto che si trova qui. Che è? E spera in media, beh, ma quel tempo sarebbe andato bene. Poi un altro punto più vicino che abbiamo dovrebbe essere qua in mezzo alla foresta. In mezzo alle fresche fratte. Vicino al punto. Qui, eccolo. Ti ho trovato, Mogurinian. Koopa. Che succede? Oh, tanta fame, Koopa. Hai qualche noce, Koopa, Koopa? No, mi spiace. Il tuo amico ha detto che si arrende, quindi puoi tornare da lui. Davvero, Koopa? Allora cerco le noci, Koopa, mentre torno indietro, Koopa. Ci vediamo al luogo di ritrovo, Koopa. Poi, per questi due che sono qui abbiamo finito. Gli altri sono da tutta altra parte. Mi tocca fare la strada a ritroso. Allora, uno dovrebbe stare da ste parti qua, se non sbaglio. Sì, dovrebbe essere... Eccolo, va. Vediamo un po' che ci dice questo. Ti ho trovato, Mogurinian. Koopa, mi hai trovato, Koopa? Beh, quello non era un gran nascondiglio. Guardavo questo orsacchiotto e non mi sono più nascosto, Koopa. Qualcuno l'ha perso, Koopa? Chissà. Il tuo amico ha detto che si arrende, quindi puoi tornare da lui. Koopa, abbiamo già finito, Koopa. Va bene, Koopa, torno al luogo di ritrovo, Koopa. Ok. Poi ne abbiamo sempre un altro qui vicino, a dire il vero, che dovrebbe stare qua sopra. Sì. Qua praticamente, eccolo. Dentro la carrozzina. Ti ho trovato, Mogurinian. Koopa, grazie per avermi trovato, Koopa. Ma lo scopo del nascondino è di non farsi trovare, no? Il fatto è che mi sono nascosto, ma poi non riuscivo più a uscire, Koopa. Potresti tirarmi fuori di qui, Koopa? Cosa? Stai bene? Grazie, Koopa. Se non mi avessi trovato, sarei rimasto qui per l'eternità, Koopa. Torna al luogo di ritrovo, Koopa. Va bene. L'ultimo, invece, è alle fresche fratte, ma molto più su. Molto più su. Aspetta,
ci dovrà entrare in qualche modo, no? Oh, ecco, si fa il giro da qua. Aspetta, prendiamo l'oggetto prima, che mi ha fatto pena per arrivarci. Colpi nascosti. Ah, oh, almeno mo ci si vede qua. Ti ho trovato, Mogurinian! Koopa, mi ero nascosto così bene, Koopa. Sei un maestro cercatore, Koopa. Grazie. Tuo amico ha detto che si arrende, quindi puoi tornare da lui. Va bene, Koopa, allora ci vediamo al luogo. Che c'è che non va? Dov'è il luogo di ritrovo, Koopa? Mi sono allontanato troppo, Koopa. È dall'altra parte del fiume. Grazie, Koopa, vado a cercarlo, Koopa. Ah, se la caverà? Ma scusa, poteva tornare con noi, no? Abbiamo trovato tutti i Mogurinian. Sì, ora torniamo indietro al luogo di ritrovo. Era all'interno di Bosco Tetro, vicino a un tronco mozzo, se non sbaglio. Esatto. Anche perché c'è la bandierina. Cioè, era qui davanti, proprio. Un tronco... Ma veramente, non saprei. Non posso credere che li hai trovati tutti, Koopa. Incredibile, Koopa. Grazie, Koopa. Sono felice che stiamo tutti bene, Koopa. Figurati. Voglio diventare tuo amico, Koopa. Ecco la mia medaglia. Mogurinian. È carino. Koopa, Niapo, Pallinio, Kevin. Tanto che c'eravamo, qualche altro nome di Final Fantasy. Pegasus Fantasy. La medaglia 87 vedo al medaglio, ma ok, grazie. Giochiamo qualche altra volta, Koopa. Magari non nel bosco, che dici? Mogurinian, eh? Da qualche altra parte, magari. Molto lieto. Accidenti a te. Deadpool, finalmente anche tu al 99. Ma due manghi verde. Due mango verde. Come si può dire manghi? O mango è sempre a singolare. Andiamo un po'. Oh, un biglietto musicale per due. Ma le canzoni le ho sbloccate tutte. Il video termina qui, come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye.